L'amore a Grazzano Visconti è nell'aria, cara Giulia, ma il vero borgo degli innamorati della nostra provincia è un altro in realtà. Scopri la tua prossima destinazione, il nostro incontro è sempre più vicino. Prima il panino con la coppa, adesso la torta di vigolo. A furia di racconti gastronomici mi sta salendo l'appetito. Qualcuno ha il numero di Luca il pizzaiolo? Storia, arte, musica, bellezze naturali e amore. Questo è il borgo di Castell'Arquato, un luogo così suggestivo da regalare l'impressione di essere stati realmente catapultati indietro nel tempo. Ma non è tutto. Castell'Arquato è anche un borgo da film. Ti do un indizio. Sempre insieme, eternamente divisi. Non hai ancora capito? Forse so che ti può aiutare a scoprire quale film è stato girato nella piazza monumentale, ma per raggiungerla dovrai elevarti. Sempre insieme, eternamente divisi. Nel 1985, qui a Castell'Arquato, hanno girato il film Lady Hawk con Michelle Pfeiffer e Rutger Hauer. Qui nella piazza monumentale e sulla strada solata, l'antica strada che dalla parte alta del paese conduce giù a Basso. Cara Giulia, questa è per te. E se ti dicessi che nella primavera del 1983 in queste zone è stato ritrovato il cranio di una balenottera? Non si smette mai di imparare in questa caccia al tesoro. Su via, non odiarmi, cara Giulia. Ti stai avvicinando sempre di più alla fine di questo rompicapo. Intanto cambiamo argomento. È arrivato il momento di un nuovo viaggio nel tempo per te e la tua bicicletta, verso la Pompei del Nord Italia. Scopri la tua prossima meta. Dai, questa era facile, la conosco anch'io. È di epoca romana, vero? Complimenti Giulia, ora sei ufficialmente una vera esploratrice. Per questo motivo è giunto il momento di scoprire una nuova valle piacentina e le sue bellezze naturali. Una in particolare è alta 55 metri, dà origine ad un lago ed è unica nel suo genere. Scopri la tua prossima destinazione.
Ragazzi, è arrivata la pizza. Giulia, ho capito male o sei arrivata fino al lago di Trebecco?